quelle che produce la Regione Esatto. Campania. Mi sembra una cosa, vabbè, che non si può più sopportare. Allora, proviamo a mettere noi, va bene, mano a un accorciamento delle distanze, proviamo a chiamare l'ASL alle sue responsabilità. Magari stamattina è vero che noi per conoscenza abbiamo inviato l'invito, lo so bene che è venuto, ma alla fine, voglio dire, anche quando è venuta, insomma, non ci ha dato le rassicurazioni che noi avremmo voluto, perché oggi saremmo stati in una situazione completamente diversa. Proviamo però anche noi ad esercitare un ruolo, sapendo che, ripeto, non è compito di questa commissione, ma per evitare che fra un mese magari siamo nella necessità di dovervi audire di nuovo, ma per raccontarci che la storia non è mutata. Io sono anche d'accordo con il commissario che trovare, parlo del dottore Vasaturo, trovare anche metodi sperimentali che ci possano aiutare, va bene, ad avere poi delle prove sulle quali poi fondare, va bene, pareri che davanti alla giustizia, davanti a un giudice, possano essere poi sostanziati, perché quando parliamo di cose che non ci mettono nella condizione di avere delle prove provate, ci saranno tutti i nasi naturali del mondo, ma davanti a un giudice non puoi portare le persone e il loro fatto, perché parliamo, voglio dire, di cose che non si possono sostanziare. Però è anche vero che questa situazione oramai si protrae da troppo tempo e noi abbiamo il dovere, prima di tutto, per il ruolo istituzionale che ricopriamo e poi anche, voglio dire, come cittadini, di venire incontro a una comunità che non sta dicendo all'azienda te ne devi andare, ma sta dicendo all'azienda noi vogliamo anche tenere, va bene, un tipo di attività che non è proprio il massimo da tenere, va bene, su un territorio che è già tanto martoriato, però o ti metti in regola o così non possiamo andare più avanti. Questo è il senso che noi vogliamo dare a questa riunione, sapendo che noi ce la mettiamo tutta. E qui, voglio dire, sono rappresentate tutte le parti politiche, però noi abbiamo scelto un modus operandi in questa commissione, che è quello di azzerare, va bene, la parte politica che rappresentiamo, perché vogliamo lavorare con l'unico obiettivo di raggiungere risultati positivi, sapendo che è nell'interesse della comunità e dei cittadini. Grazie. Sì, prego. La consigliera Amato. Buongiorno a tutti e grazie per, insomma, il contributo. Io la volta scorsa non ero presente per lo stesso motivo della collega Mascarà. Giusto perché, insomma, non posso far altro che condividere le osservazioni degli interventi che mi hanno preceduto. Io aggiungerei anche, oltre all'incolumità dei cittadini, la salute dei lavoratori che sono nell'azienda, e quindi, insomma, probabilmente anche da questo punto di vista attenzionare l'ASL anche su questo aspetto ci potrà aiutare, e potrà aiutare l'azienda, insomma, a fare tutti, diciamo, i passi necessari per poter chiudere definitivamente questa storia. Insomma, anche credo la salute dei dipendenti e dei lavoratori sia un aspetto non assolutamente da trascurare. Vi ringrazio.